Ha bloccato per alcuni giorni Loretta Goggi, che ha così dovuto posticipare di una settimana il debutto del suo spettacolo dal titolo Se stasera sono qui al Teatro Manzoni di Milano. Loretta Goggi, dopo aver sperimentato i rigidi binari del musical e delle commedie brillanti con grande successo, si cimenta a ruota libera in un lungo a tu per tu con la platea, un susseguirsi originale e sorprendente dei vari canoni di intrattenimento, dal racconto umoristico ad una canzone del suo repertorio, dalla satira di costume al ballo a tema, dalla gag comica alle sue celeberrime imitazioni. La fabulazione non era una cosa che appartenesse al mio personaggio a tutt'oggi. Io ho cercato di trovare una linea ironica, non voglio dire comica, ma comunque brillante, che potesse essere femminile e che rispettasse il mio modo di essere. Io non mi conosco, non so che sono. Non so chi sono, non so da dove vengo, dove vado. E quindi cioè, io ho pensato, insomma, insieme a Mattia e Stefano, ho pensato di andare a una comunità di vegetariani amici di Scientology. Lei è una delle poche, forse l'unica in Italia che è riuscita a cantare, ballare, recitare, imitare, insomma, veramente intrattenere il pubblico. Di tutte queste cose, cosa le piace di più fare? Sarebbe sciocco se dicessi una di queste cose, perché ho lavorato tanto per riuscire a arrivare in tempo ad imparare sufficientemente a fare tutto prima di morire. Ecco, ho cercato di stringere tempi, ci sono arrivata adesso a 50 anni, ma insomma è una buona età per continuare. Credo di aver scelto la strada giusta per me. Naturalmente dietro tutto questo, ecco, già c'è la tenuta dei fiati, i tempi di cambiamento di costume velocissimi, ci sono l'addizione, c'è l'impostazione, c'è il fatto di stare così e cantare lo stesso. Quindi se non hai studiato canto e non hai una tecnica che ti aiuta, queste cose difficili difficilmente riesci a farle. Tutto questo sempre per durarmi il tempo. L'ho detto, non so fare altro che questo mestiere. Se non facessi questo mi annoierei a morte. No, dico, siete pazzi, vero? Sì, un pochettino, certo. Perché io ho detto, facciamo un numero di swing, vero? Che lo facciamo tutti insieme. E secondo voi questo è un numero che io posso fare insieme a voi? Perché mi volete vedere morta? Ma che esiste? Che fa? Che c'è? È americano? Scusa? Tu sa che c'è altro modo di fare swing? Quando la gente se ne va, che cosa vuole che porti a casa di quello che lei ha fatto? Allora guardi, posso dirle soltanto la differenza che trovo fra il pubblico che mi seguiva quando facevo televisione e il pubblico che oggi mi segue a teatro. Allora il primo complimento che fanno per strada quando tu fai televisione, Dio mio, ma com'è simpatica, ma guardi, ma sembra una di famiglia, che è una cosa bellissima perché la televisione ha bisogno di comunicare. Devi bucarlo quello, no? Quel video, sennò è inutile. Il teatro no, la simpatia c'entra ma non è quello che il pubblico chiede. Quindi la cosa più bella quando torna a casa è brava, brava, lei è unica, non ce n'è un'altra come lei. Ecco, questo ti dà una gratificazione enorme per il tuo lavoro, cioè concerne la mia professione e non doti di natura che il Padre Eterno mi ha dato senza nulla, no? Senza nessuna fatica, ecco. Allora grazie, noi diciamo che è simpatica e brava. Grazie. Grazie.